ammette la sconfitta Alex Salmond, primo ministro scozzese e principale sostenitore del sì. Salmond tuttavia sottolinea l'alto numero di voti per l'indipendenza e ricorda al governo di Londra che sono state fatte delle promesse che ora vanno onorate. La Scozia ha deciso a maggioranza di non trasformarsi ora in uno Stato indipendente. Accolgo il verdetto popolare e faccio appello agli scozzesi affinché accettino la democratica volontà del popolo di Scozia. Tra i sostenitori del sì la delusione è palpabile e c'è già chi pensa alle conseguenze di questo risultato referendario. Ora mi aspetto che il servizio sanitario venga smantellato nei prossimi 4 o 5 anni, ma come una fenice rinasce dalla cenere anche queste cose potranno tornare a esistere e speriamo di fare meglio nella seconda opportunità che avremo. Si vede che c'è ancora un sacco di gente in Scozia che non è d'accordo. Non è un voto a valanga e questo credo sia una buona cosa per tutti. In ogni caso i risultati mostrano che non c'è troppa soddisfazione in giro per come vanno le cose. Sola consolazione per il fronte del sì l'aver prevalso a Glasgow. Qui, in controtendenza, gli indipendentisti hanno toccato il 53,5%.